Se è il primo video che vedi, ti consiglio di mettere in pausa e leggere, altrimenti vai pure avanti tranquillamente. Nell'attacco dei giganti io ho un quartetto di teste bionde che sono i miei personaggi preferiti e Historia Race è uno di questi. La cosa interessante è che Isayama non aveva minimamente in mente la sua storia e la sua caratterizzazione quando la disegnò la prima volta. Pensava, voglio fare un personaggio moe, così. E poi dopo, in seguito, ha avuto l'idea della sua storia, della sua caratterizzazione. Lasciatemelo dire, porco mondo, quanto è venuta bene in corsa. So bene che Morte Bianca ha già fatto un video su di lei, però io questo l'avevo già iniziato a scrivere, l'avevo detto in qualche video fa, e mi sembrava brutto lasciarlo incompleto. Per di più, non diciamo le stesse cose. Quando ho visto la notifica ho pensato, oh no, adesso mi ha rubato l'argomento. Poi ho guardato il suo video e ho detto, vabbè dai, abbiamo pensato solo una cosa in comune, ovvero che se l'attacco dei giganti è una scacchiera, Historia è un pedone che arriva alla prima o all'ottava traversa, dipende se è bianco o nero, e si viene promosso a regina. Va bene, dopo aver scongiurato le possibili accuse di plagio, credo che possiamo cominciare, ma sapete che prima di cominciare dovete offrire i vostri cuori! Historia nasce il 15 gennaio 835 da un membro della vera famiglia reale, Rod Race, fratello maggiore del vero re delle mura, Uri Race. Sarebbe dovuto essere lui a diventare il nuovo gigante fondatore, ma lasciò che fosse suo fratello a prendersi questo onere. La madre di Historia, Alma, era parte della servitù della magione Race e, quando restò incinta di Rod, venne fatta trasferire nella fattoria dove vivevano i suoi genitori. Ovviamente questo serviva per coprire lo scandalo, quindi la trasferirono a nord del Wolsina, non nel distretto di Orwood, ma comunque all'interno delle mura. La bambina venne cresciuta dai suoi nonni materni, visto che la madre era particolarmente assente. Viveva anche lei nella fattoria, ma non passava molto tempo con la figlia. La fattoria era abbastanza grande da permettere a Historia e Alma di evitarsi, e anche da permetterle di andare abbastanza in giro senza dover uscire dai confini di essa, appunto per evitare lo scandalo. Ogni tanto si affacciava però sulla recinzione e trovava spesso dei bambini che le lanciavano i sassi. Simpatici. Tuttavia dall'842 la sua sorella Astrafrida la veniva spesso a trovare e si occupò almeno in parte della sua educazione. Non le rivelerà la sua identità o la loro parentela, però le insegnerà a leggere e le educherà perché diventasse una brava bambina che tutti avrebbero amato. Le leggeva un libro dove c'era questa protagonista che si chiamava Krista, che però, guardando le raffigurazioni, è chiaramente la progenitrice di Mir. Tuttavia, dopo ogni visita, Frida le cancellava la memoria, però qualcosa restava pur sempre nel subconscio, o lo faceva volontariamente oppure andava oltre i poteri del gigante fondatore. Chi lo sa? Ciò che le aveva insegnato tuttavia restava, infatti Historia divenne una grande lettrice. Sarà probabilmente leggendo dei rapporti madre-figlia nei vari libri che si renderà conto che il rapporto con sua madre non era del tutto normale e quindi un giorno, così, prendendo la sua vista, cercherà di abbracciarla. Verrà allontanata in malo modo, davvero tanto malo modo. La madre addirittura dirà «Perché non ti uccisa quando sei nata?» Tuttavia Historia avvertiva un vago senso di felicità, dopo tutto era la prima volta che sua madre le rivolgeva la parola. Mamma mia, povera ragazza. Non interagiranno molto negli anni successivi, tuttavia Historia avrà modo più o meno di capire qual era il suo posto all'interno della famiglia reale, sebbene non capisse perché era esclusa. La loro interazione successiva avverrà nell'845, nei giorni successivi alla caduta del Volmaria. Il padre di Historia, Rod, era intenzionato a riconoscerla come figlia ed erede, dopotutto aveva appena perso tutta quanta la sua famiglia per mano di Grisha Jäger. Tuttavia il corpo di gendarmeria era intenzionato a lavare via l'onta sull'onore dei Race. Kenny Ackerman ucciderà Alma, che con le sue ultime parole continuerà a negare Historia come sua figlia. Qui vorrei salutare Alessia T, perché 2 mesi fa abbiamo avuto uno scambio di commenti molto interessante sotto al video della timeline degli eventi dell'attacco dei giganti. Mi aveva chiesto perché Kenny volesse uccidere Historia. Allora, la monarchia all'interno delle mura non è assoluta. Il re deve comunque rispondere a dei nobili, che hanno comunque un discreto potere. E probabilmente questi nobili non vedevano di buon occhio il fatto che Rod Race avesse un amante e una figlia illegittima. Magari, chi lo sa, spesso i nobili si sposano tra di loro. Quindi tra questi nobili magari c'era il padre della vera moglie di Rod Race. Quindi stavano tramando di fare fuori Alma e Historia. E chi, se non il corpo di gendarmeria, in particolare Kenny lo squartatore, poteva occuparsi del lavoro sporco?
Tuttavia lui si era sempre opposto perché era l'unico a conoscenza del potere dei giganti all'interno della famiglia reale. Pensava, se provo ad ammazzare Historia, Uri oppure Frida tirano fuori il gigante e mi fanno secco una volta per tutte. I nobili invece non conoscevano il fatto che la famiglia Reis detenesse il potere dei titani. Di conseguenza i nobili gliel'avevano già ordinato in passato. Quindi non appena Kenny sa che la famiglia di Rod è stata uccisa, capisce che non c'è più nessun gigante fondatore nelle mani di Reis e la prende come un via libera per ammazzare Historia, la madre. Spero si sia capito. Kenny e i suoi stavano per sbarazzarsi di Historia, tuttavia il padre trovò un'alternativa. La figlia avrebbe assunto un'altra identità e si sarebbe arruolata nell'esercito. Visto il suo fisico gracile, difficilmente sarebbe sopravvissuta agli estenuanti allenamenti, e anche se fosse sopravvissuta, difficilmente sarebbe entrata in top 10 e quindi sarebbe stata mandata probabilmente fuori dalle mura a combattere contro i giganti, dove sarebbe stata divorata. La gendarmeria approvò, quindi Historia divenne Crystal Lens, andando a vivere in un campo profughi nei 2 anni che le separavano dall'età adeguata per potersi arruolare. Infatti 2 anni dopo entrerà a far parte del 104° corpo cadetti. Una volta arruolata, Crystal Lens si fece conoscere sin da subito per la sua gentilezza e il suo altruismo. Questa sua personalità, costruita ad arte con la sua sorellastra Frida, era solamente una facciata che serviva a coprire la vera se stessa, ovvero una persona triste e con un immenso senso di vuoto, probabilmente lasciatogliele dal non rapporto con sua madre. Fin dal primo giorno si fece amare dai suoi compagni per i suoi metodi gentili e il suo aspetto molto carino. Anche perché la primissima sera sgattaiolò fuori dalla mensa per portare del cibo a Sasha Blaus, che per punizione aveva dovuto correre per 5 ore consecutive. Questo gesto non passò inosservato, visto che tutti iniziarono un pochino ad amarla. Ymir più degli altri, ma su di lei ci ho già parlato il mese scorso, anche se tornerò a parlare un pochino anche in questo video. Ymir era solita incoraggiare le persone a comportarsi come meglio credevano, senza limitarsi in alcun modo, mentre Historia preferiva dirle: guarda, se volete comportarvi in questo modo, che non è il vostro modo naturale, se volete farlo siete liberi di farlo. E quindi li incoraggiava. L'esempio più lampante è Sasha, che parlava in modo molto educato per coprire il suo pesante dialetto. Tuttavia Ymir gli diceva: parla liberamente, sei tu, con il tuo dialetto non c'è nulla di male. Mentre Historia continuava a dirle: ma se vuole parlare in modo educato, lascia che parli in modo educato. Se vuole coprire ciò che è veramente, lascia che lo faccia. Era Historia a parlare o era Crista? Io credo Crista, perché è duro incentivare una persona ad essere se stessa quando a te è stregata questa occasione. Se Historia non poteva essere se stessa, come poteva incentivare gli altri ad esserlo? Era abbastanza repressa dal nascondere dietro la sua gentilezza un tentativo di repressione verso il prossimo. In questo era chiaramente opposta a Ymir, e probabilmente Historia ammirava parecchio la ragazza con le lentiggini. Crista ci beccava spesso, ma probabilmente Historia si innamorava della sua libertà. Quindi sì, io sono dell'idea che Historia ricambiasse i sentimenti di Ymir, anche solo per questa questione qua psicologica, filosofica, non so bene come definirla. E la loro è una delle ship che mi piacciono di più di questa opera. Non ce ne sono tante che mi piacciono veramente, però questa credo sia una di quelle che mi piacciono davvero tanto. Come ho già detto nel video scorso, è molto bello che abbiano fatto una storia d'amore omosessuale così bella, senza sottolineare mai il fatto che fosse omosessuale. Ymir conosceva e capiva Historia. Le due avranno un importante confronto durante l'addestramento del 104° corpo cadetti, durante uno dei 3 inverni, mentre era in corso un'esercitazione in una foresta innevata. Lì Daz era rimasto ferito mentre si trovava con Crista e Ymir. La tempesta di neve non accennava a finire, e di conseguenza Ymir propose di abbandonare Lee Daz e di tornare alla base. Tuttavia Crista si rifiutava, continuava trascinando insieme a sé in mezzo alla neve. Crista si rifiutava di abbandonare il compagno, ma allo stesso tempo non chiedeva aiuto a Ymir per trasportarlo. Ora, non voglio sottovalutare le capacità fisiche di Historia, ma Ymir è alta praticamente il doppio di lei e parecchio anche più robusta, probabilmente avrebbe fatto molta meno fatica nel trasportare Daz. La ragazza con le lentiggini non ci metterà molto a capire, quindi, che Historia non aveva intenzione di salvare né Daz né se stessa. Ciò che veramente cercava in mezzo a tutta quella neve era una morte eroica che la facesse ricordare come la dea benevola Crista. Chiaramente, dopo tutta la sua vita, non aveva intenzione di andare avanti, non voleva più vivere, ma allo stesso tempo voleva cementare una volta per tutte l'immagine di lei come una persona buona, altruista, gentile, cosa che sotto sotto lei non si è mai sentita veramente. Così le due si confrontarono. Entrambe avevano avuto nel loro passato persone che le avrebbero volute morte o mainate. Tuttavia Ymir si era rialzata. Adesso marciava a testa alta, fiera, vivendo solo per se stessa. E così incentiverà Historia a fare lo stesso. Non Crista, Historia. Lei doveva abbandonare il suo vecchio nome e indirizzare tutti quanti i sentimenti negativi verso di sé, indirizzarli verso gli altri. Da quel giorno il loro legame si rinsaldò, tanto che Ymir fece di tutto per far salire Historia nella top 10 in modo da poterle garantire un posto in gendarmeria. Tuttavia, lei sceglierà di entrare comunque nel corpo di ricerca,
una scelta che veniva dal profondo del suo animo. Neanche lei sapeva bene spiegare il perché. Iniziò ad avere un ruolo importante all'interno della storia dagli eventi dell'assedio di Castello Utgard. Vediamo tutta la sua determinazione nel combattere i giganti, tutta la sua gentilezza nel prendersi cura di Rainer ferito e tutta la pensione mentre Ymir combatte i giganti in forma di titano mascella. Più avanti la stessa Ymir la rapirà, cercando di portarla con sé insieme ai guerrieri oltre le mura, tuttavia poi ci ripenserà capendo che non poteva costringerla a fare qualcosa contro la sua volontà, ma di questo ne ho già parlato il mese scorso. Historia abbandonerà quindi la maschera di Krista, rivelando la sua vera persona, un po' egoista, particolarmente vuota, senza dover ostentare gentilezza e altruismo tutto il tempo. Entrerà nella squadra per le operazioni speciali, mentre Erwin e altri ufficiali del corpo di ricerca complotteranno per metterla sul trono al posto di suo padre, in modo da avere una regina un pochino più ben disposta verso le azioni dell'armata ricognitiva, e che magari si interessasse anche un pochino più del popolo, perché il governo sì, era sempre stato corrotto, tuttavia, quando fecero il bluff dicendo il Walrose è crollato, i giganti lo stanno invadendo, il Rod Reis intervenne dicendo asserragliamoci all'interno di Walsina, non facciamo entrare nessuno, lasciando tutto quanto il resto del popolo a morire. Davanti a un gesto del genere, anche il comandante Pixis del corpo di guarnigione deciderà di schierarsi con Erwin, e quindi Rod Reis venne detronizzato. Tuttavia, ancora prima che il colpo di stato potesse iniziare, Kenny Ackerman, l'assassino di sua madre, la scortò all'interno della grotta dei Reis, assieme ad Eren Jaeger. Lì Historia avrà conoscenza del potere del gigante fondatore e delle colpe di Grisha Jaeger. Lei non si scomporrà particolarmente, a differenza di Eren che si vergognerà terribilmente delle azioni di suo padre. Rod Reis, padre di Historia, cercherà di farla trasformare in una gigantessa, in modo che mangiasse Eren e diventasse di nuovo la gigante progenitrice, il cui potere, combinato a quello del sangue reale, l'avrebbe resa in grado di poter controllare i giganti. Tuttavia Historia, prima di procedere, chiederà a suo padre perché, in oltre un secolo, nessuno aveva mai fermato i giganti. Verrà a conoscenza della volontà di rinuncia alla guerra, imposta da Karl Fritz, 145esimo re di Eldia e primo vero re delle mura, imposta da lui a tutti quanti i suoi discendenti che ereditavano il potere del gigante fondatore. Tutti loro avrebbero giudicato gli umani dei peccatori, che meritavano la piaga dei titani. Aspettate un attimo, qual è il nome falso di Historia? Krista. Krista potrebbe essere il femminile di qualcosa? Esatto, Krista no. Lei, Krista, perdona gli umani. Historia accetta quindi all'interno di sé parte di Krista, come sintesi tra tesi e antitesi, e quindi rinuncia a trasformarsi in gigante. Questa sua scelta viene coadiuvata dalla scelta di non combattere da parte di Eren. Eren che non combatte è una cosa incredibile, e infatti lei capisce che Rod Reis voleva solamente utilizzarla. Vissuta senza una vera figura genitoriale, stava per gettarsi tra le braccia del padre ritrovato, senza tuttavia aver capito che il padre aveva bisogno di lei, ma non le voleva veramente bene. Qui gli insegnamenti di Ymir si rivelano fondamentali. Krista si sarebbe subito gettata, avrebbe preso il siero, si sarebbe iniettata, avrebbe divorato Eren e avrebbe servito suo padre per i 13 anni successivi. Ma Historia no. Historia vive la sua vita a testa alta, con orgoglio e per se stessa. Non è un burattino del suo padre egoista, getta a terra la fiala, ribalta Rod Reis perché comunque ha fatto un addestramento militare e corre a liberare Eren. Poi anche grazie all'intervento della squadra Levi e al potere del gigante di Eren riescono a fuggire prima che il padre riesca a trasformarsi del tutto in un gigante. Historia poi si confiderà con Eren chiedendogli scusa perché nella grotta per un po' aveva davvero pensato di divorarlo, soltanto per fare contento suo padre. Tuttavia ora ha la certezza che non era il caso di farlo, ed è il momento di affrontare e di dire addio a suo padre. Erwin le farà presente che dopo la battaglia sarà incoronata regina, quindi è meglio che resti nelle retrovie, così da poter garantire la continuità di sangue reale. Tuttavia Historia si rifiuterà, non vuole che le obbediscano per il nome che porta, lei vuole meritarsi il trono e la corona. Sarà infatti lei a dare il colpo di grazia al titano in cui si era trasformato suo padre, e nel momento in cui lo farà riceverà parte dei suoi ricordi. Vedrà quello che era suo nonno, mentre suo padre e suo zio gli chiedevano perché non eliminasse tutti quanti i giganti con il potere del fondatore. Vedrà poi suo zio Uri e sua sorella Frida, che affermavano che non sarebbero cambiati dopo aver ereditato il gigante fondatore, cosa che invece purtroppo fecero, sopraffatte dalla volontà ereditaria di Karl Fritz. In questo modo ottiene la conferma di aver fatto la cosa giusta. Ottiene la conferma dopo aver compiuto l'azione, non prima, quindi non è che la compia a cuor leggero. Per tutto il tempo ha comunque il dubbio cosa avrei dovuto fare, eppure lo fa comunque. Alla fine, in seguito alla
conflagrazione precipiterà a terra. Per fortuna, grazie a un miracoloso carretto, riuscirà a atterrare sul morbido e si rialzerà, con tutto il popolo che si chiederà se è lei ad averli veramente salvati. E lei si rialzerà da regina, dichiarandosi Stoia Reis, vera regina di queste mura, in una tavola che io adoro. Sarà una regina simbolica, visto che il vero potere verrà detenuto dalle strutture militari. Lei invece si dedicherà alla filantropia. Conferirà medaglie ai suoi compagni per il lavoro svolto, oltre a incentivare maggiormente le attività dell'armata ricognitiva. Dopo la riconquista del Wall Maria rivelerà tutto quanto il popolo gli scritti di Grisha Jäger, rivelando quindi cosa si trova al di là delle mura e al di là del mare. Tuttavia terrà per sé la lettera che Stoia aveva scritto, dove le diceva addio, esprimendo che, come unico rimpianto, aveva quello di non averla mai sposata. Da qui in poi la sua storia è molto marginale. Quando un personaggio esaurisce la sua funzione narrativa, è un bene farlo uscire di scena. Potrebbe essere ingombrante una regola narrativa. Tuttavia, non sempre va ucciso. Magari va tenuto sullo sfondo. In storia, infatti, è un personaggio praticamente non pervenuto dopo gli eventi del colpo di Stato. Ha avuto il suo percorso e la sua evoluzione, che si è conclusa più o meno a metà dell'opera, quindi può riposare, dai. Per quanto marginale, resta comunque un personaggio importante, in quanto viene designata come possibile divoratrice di Zeke Jäger, e quindi come nuova gigante bestia. Essendo una gigantessa di sangue reale, assieme ad Eren avrebbero potuto sfruttare un deterrente come la Marcia dei Colossali, così a permettere da Paradise di rimettersi in pari con il gap tecnologico senza problemi. Per quanto venga poi bruciata sul tempo dal piano di sterminio di Eren, lei aveva già iniziato a darsi da fare, sposando uno dei ragazzi che vivevano nella fattoria vicino alla sua quando era piccola e restando incinta del primo figlio. Alla fine dell'opera lo partorirà in un mondo privo di giganti, dando quindi origine alla prima generazione di Reis senza particolari poteri. Una famiglia reale esattamente uguale a qualunque altra famiglia. Si esclude il fatto che possono far risalire la loro ascendenza fino a 2000 anni, però vabbè. Mi ricordo che guardando un MV su di lei, c'è una scena dove c'era il confronto tra lei e Erwin, che lui diceva no, devi restare in retrovia, lei no, devo andare a combattere in prima linea. E c'è questa scena qua dove loro due si guardano faccia a faccia e nei commenti uno aveva scritto Erwin sembra il padre di Stoia più di quanto lo sembri Rod Reis. Allora, all'inizio c'ho un po' riso. L'unica cosa che hanno in comune sono entrambi biondi e hanno gli occhi azzurri, però il biondo è diverso e anche l'azzurro è diverso e soprattutto gli occhi di Stoia sono pari pari a quelli di suo padre Rod Reis. Quindi all'inizio ci ho riso un pochino, però poi mi sono reso conto che non era del tutto infondato. Dal punto di vista genetico sì, non si assomigliano, però dal punto di vista filosofico si assomigliano e come. Rod Reis non è mai stato capace di prendersi le sue responsabilità. Nell'829 rifiuterà il posto di gigante fondatore che gli spettava in favore di suo fratello e 13 anni più tardi lo rifiuterà nuovamente facendolo arrivare a sua figlia Frida. Lui non vuole limitare la sua vita, chiede agli altri di farlo al suo posto, ma vuole comunque comandare e manovrare il falso re Fritz, oltre a farsi i suoi porci comodi come un amante e una figlia illegittima. Historia invece fa quello che va fatto, senza chiedere agli altri di farlo al suo posto. Lei diventa regina e quindi comanderà ufficialmente le operazioni militari, ma lei stessa ha servito nel 104° Corpo Cadetti, lei stessa ha imparato a combattere, quindi ora può chiedere agli altri di fare qualcosa che lei sa cosa si prova nel fare. E anche quando le chiederanno di non combattere, lei si rifiuterà e andrà a combattere affrontando faccia a faccia, per quanto la faccia non ce l'avesse, il gigante più mostruoso di sempre. Historia in questo è molto simile ad Erwin, non chiede agli altri di fare le cose per conto suo, le fa assieme a loro, ma ci arriveremo col mio video su Erwin, datemi 2 mesetti circa. Poi, quando viene incoronata regina, assume solamente poteri simbolici. Non serve un genio per capire che la monarchia all'interno delle mura prima dell'850 non fosse una monarchia assoluta, è una monarchia feudale, i nobili avevano un enorme potere, intanto che potevano ordinare l'assassinio dell'amante del re. Con Historia invece si passa alla monarchia costituzionale. Non sappiamo se lei abbia veramente emanato una costituzione che limitasse i suoi poteri, ma qualcosa del genere probabilmente lo ha fatto. È vissuta per 2 anni in un campo profughi nella miseria determinata dall'egoismo dei nobili. Historia è la Maria II Stuart e il Guglielmo III d'Orange che in seguito alla gloriosa rivoluzione portano la Bill of Rights nel Regno Unito. A differenza di quanto piaccia ricordare agli inglesi, la gloriosa rivoluzione non si è fatta senza spargimenti di sangue, ma senza dubbio si è fatta con meno spargimenti di sangue rispetto alla rivoluzione francese che sarebbe scoppiata un secolo più tardi. Allo stesso modo, il colpo di stato portato avanti da Erwin da Pixies ha avuto degli effetti collaterali, ci sono state delle vittime,
ma ce ne sono state molto meno rispetto a quante ce ne sarebbero state in caso di un'insurrezione popolare determinata dal fatto che non avevano riconquistato il Volmaria e non c'era abbastanza cibo per tutti. Inoltre il vero potere, come ho già detto, non risiede nelle mani di Stoia, ma nei militari a cui lei lo ha conferito. Ha conferito potere a loro sul regno, non su se stessa. Se avesse accettato l'accordo fatto da suo padre, Rod Reis, sì, avrebbe conferito a lui potere su se stessa, invece no, lei è libera, vive a testa alta e se decide di sacrificarsi per il regno, lo decide di sua iniziativa. Lei decide di sposarsi e di avere un figlio ed eventualmente di accogliere il gigante bestia. Tuttavia lo fa perché ha scelto lei di sacrificarsi così per il suo regno. Lei vive a testa alta e, come insegna Mir, si può anche fare qualcosa che sembra andare in contraddizione col fare qualcosa per se stessi. Ma se lo si fa scegliendolo volontariamente, si vive comunque a testa alta e sacrificarsi di propria iniziativa è un gesto di enorme nobiltà. Lei ha scelto chi era meritevole di comandare, ha comunque avuto parte del potere in questo, ha scelto Erwin. Sappiamo che nei militari a volte si formano delle caste, ovvero cariche militari ereditate da padre in figlio. Erwin no, lui non è nella casta militare, lui è un militare di prima generazione, suo padre era un professore. In questo modo l'apparato burocratico governativo può venire ripulito dalla corruzione che lo sporcava ed instaurare persone meritevoli all'interno di essa. Il potere spetta quindi a gente meritevole, mentre la regina si occupa di beneficenza. Infatti accudirà diversi orfani. Possiamo quindi dire che Stoia sarà anche una figlia illegittima, ma sarà comunque la regina più meritevole che le mura abbiano mai avuto. Anche perché era una regina libera, libera dal giogo del giuramento di Karl Fritz. Chissà, magari dopo il capitolo 139 a Eldia si sono tenute libere elezioni. Se paragoniamo Stoia ai Joint Monarch, non lo so, perché il vero e proprio primo ministro inglese è arrivato con gli Hannover, che è qualche anno dopo, ma non poi così tanti, quindi chi lo sa. In ogni caso, le azioni di Stoia saranno comunque propedeutiche per una maggiore libertà e democrazia all'interno delle mura. Il mio discorso sulla regina meritevole si conclude qui. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, se non vi è piaciuto mettete un non mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, un video al 13 di ogni mese, lasciate un commento, ditemi cosa ne pensate di Stoia, perché è un personaggio abbastanza interessante, ditemi se secondo voi avrebbe dovuto continuare ad avere un'evoluzione anche dopo il colpo di Stato, dai dai che mi piace parlare dell'attacco dei giganti, statemi bene, ciao ciao, alla prossima!